e che credo sia bene farlo molto apertamente, il ragionamento che va fatto in modo pubblico davanti a tutti, mettendo in campo gli strumenti, aumentare le pene per i corrotti, allungare i tempi della prescrizione affinché i processi non chiudano e quindi possano svolgersi fino al loro termine, per esempio sarebbero già dei segnali, ma anche il tema dei controlli, le cose che abbiamo affidato a Cantone, la vicenda che riguarda appunto quell'autority, il tema della tempestività degli interventi rispetto ai controlli, ai fatturati, alle fatture che si mettono, ai bandi, agli appalti, alle gare che si fanno, quindi un mondo complesso che va analizzato a fondo e in cui però dobbiamo anche, credo, creare condizioni per un ricambio anche di classe dirigente, anche un po', forse c'è troppa gente, la vicenda di Incalzi ci dice che c'è troppa gente che occupa posti strategicamente troppo importanti per essere occupati per troppo tempo. Questo non va bene nell'amministrazione pubblica, non va bene nelle istituzioni nazionali e non va bene nella politica, quindi il tema della rotazione, il tema di far cambiare posto è un tema francamente che ci abbiamo tutti, anche mettere in campo un po' di nuova classe dirigente che magari, diciamo, inaugura una nuova tradizione di rapporti tra politica, amministrazione e imprenditoria. Va bene, allora senti, andiamo nella prima pausa musicale e poi rientriamo, sì. Magari continuiamo anche a darti un po' di informazioni che arrivano, leggiamo fresche anche dall'agenzia. Poi vi volevo anche chiedere su, dopo, appena rientriamo, anche su come il PD sta affrontando questa cosa, perché c'è stata stamattina la dichiarazione anche di Cuperlo. Andiamo nella pausa, sì, con Devin Bowie e rientriamo subito dopo. Like dolphins.
Eccoci dopo questa pausa musicale con David Bowie, rientriamo direttamente dalla Camera dei Deputati con l'onorevole Marco Miccoli. Marco, ti volevo chiedere un commento su questa dichiarazione, sempre riguardante il caso Lupi, da parte del leader della minoranza di sinistra Dem, Gianni Cuperlo, che questa mattina, intervenendo all'Aria che Tira sulla 7, ha dichiarato, te lo leggo testualmente: io penso che sarebbe un fatto positivo se il ministro Lupi, venendo in Parlamento, come ha detto, e chiarendo tutti questi aspetti, prendesse atto che la mappa degli eventi che lo involgono è tale che si deve dimettere. E poi continua dicendo sostanzialmente che tutto il PD è unito intorno al Premier Renzi su questa scelta di eventuali dimissioni da parte del ministro Lupi. Che ne pensi? Penso fatto bene Cuperlo a sottolineare che su questo, diciamo, il Partito Democratico si mostra unito, perché appunto il tema, ripeto, questa volta si scavalca il tema del garantismo, perché appunto il contesto in cui è avvenuto, nel modo in cui è avvenuto, indicano che c'è l'opportunità politica del passo delle dimissioni da parte di Lupi. Per questo Cuperlo sottolinea che questa cosa è talmente evidente che il Partito Democratico, diciamo, in questo caso è unito nel chiederlo, anche perché poi è chiaro che se c'è l'iniziativa molto forte del Presidente del Consiglio su questo, diciamo, questo favorisce l'unità del Partito Democratico. Quindi anche, diciamo, visto le agenzie stamattina di esponenti molto garantisti del Partito Democratico, penso a Giochetti e ad altri, che anche loro, che di solito, diciamo, da questo punto di vista spesso sposano posizioni molto garantiste, parlano appunto dell'opportunità di dimissioni del ministro Lupi. Ovviamente poi questo è un tema anche che facciamo bene a non recuperarlo all'interno del confronto politico interno, perché ovviamente è una questione che riguarda il Paese, che riguarda la tenuta del governo, che riguarda anche il segnale che diamo al mondo all'apertura dell'Expo. Quindi mi pare che Gianni abbia fatto bene in questo caso a sottolineare che c'è, diciamo, tutto il Partito Democratico che attende questo passo indietro, e sarebbe anche importante che questo passo indietro avvenisse nel contesto della difesa del ministro, cioè che il ministro, nonostante e giustamente e legittimamente viene a dirci che è estraneo a elementi di corruzione, che si ritiene del tutto innocente, proprio per difendersi meglio, per non coinvolgere il governo, l'esecutivo, la maggioranza, il lavoro che è importante che il governo sta facendo, se assumesse questo tono, diciamo, questo senso di responsabilità nel dichiarare le dimissioni, ne uscirebbe anche bene, cioè nel senso ne uscirebbe anche in maniera responsabile, io credo, no? Perché ovviamente parliamo di un ministro che comunque non è indagato e che però mette le dimissioni a disposizione del suo Presidente del Consiglio, perché in questo caso annuncerebbe che l'interesse generale del Paese, diciamo, sovravanza l'interesse personale, il destino personale. Quindi sarebbe anche un bel segnale da parte sua, che gli farebbe recuperare anche un livello di stima da parte di molti. Senti, cambiando argomento, prima stavi accennando, insomma, delle grandi opere che ci sono nel nostro paese, in particolare, insomma, ci sono anche delle grandi opere a Roma, e comunque andiamo verso, no, questa, ne abbiamo parlato sabato scorso anche tu in un intervento che hai fatto qui telefonicamente, anche verso, insomma, questo anno di giubilare che è stato indetto da Papa Francesco, e qui Roma comunque magari non vedrà grandi opere, però vedrà comunque un impegno da parte sia dal governo nazionale fino all'amministrazione locale molto importante. Che cosa pensi possa accadere, visto quello che sta accadendo in questo momento in Parlamento, colpendo direttamente il ministro delle infrastrutture, per le opere che sono messe in campo nella nostra città? Beh, allora, se ne usciamo bene in questi giorni, in queste ore, da questa vicenda, non dovrebbe, diciamo, in alcun modo intaccare i percorsi che sono stati attivati sulle grandi opere della città che si stanno mantenendo. Tra l'altro, hai giustamente ricordato la vicenda del Giubileo, che è importante, perché è vero che il Giubileo non vedrà grandi opere, ma già una manutenzione straordinaria della città
no? Fatta anche di interventi, di micro interventi, ma anche dal punto di vista della viabilità, dell'organizzazione della città, messa insieme una grande opera in questa fase, no? Quindi è chiaro che dobbiamo arrivarci bene lì. In più abbiamo le grandi opere che stanno partendo, che stanno ripartendo, che il sindaco Marino ha ripreso, quindi la fine dei lavori delle metro, la vicenda che riguarda la cittadella della cultura ostiense, penso alla vicenda dello stadio della Roma e quindi tutte le opere collegate allo stadio. Quindi c'è una vicenda che riguarda anche la città. Quello che dobbiamo evitare a tutti i costi, appunto, che la vicenda di per sé, ma non tanto questa specifica sul ministro Lupi, ma la vicenda che si susseguono rispetto agli aspetti di corruzione sulle grandi opere, vadano a intaccare anche la vicenda dell'affidabilità del paese, dell'Italia come un paese che sta rialzando la testa e che comincia a muovere, diciamo, la sua economia. Questo sarebbe un danno enorme, perché diciamo adesso parliamo di una linea di controtendenza rispetto alla crisi che abbiamo attraversato, no? Per la prima volta ci sono dei dati importanti che cambiano, diciamo, di segno. È chiaro che quando cambi di segno la sterzata non è mai una sterzata che arriva subito a livelli positivi elevati, ma piano piano si mette in carreggiata il paese. Ecco, molti analisti dicono che uno degli elementi che potrebbe bloccare la ripresa economica del paese è proprio la corruzione. Quindi noi dobbiamo fare in modo che questa vicenda si chiuda nel migliore dei modi, che, come dire, cancelli ogni dubbio sul fatto che non ci sarà questo continuare di episodi di corruzione all'interno delle grandi opere che stanno per partire, che sono già partite, che partiranno. Quindi noi dobbiamo sgombrare il campo da questo, perché, ripeto, è ancora flebile il dato della ripresa, e gli analisti ci dicono che, guardate, se non sconfiggete questo elemento della corruzione, se non fate le riforme e se non aggiustate alcune cose, la ripresa, che ora è debole, rischia di non partire, e questo sarebbe un danno veramente veramente grave per il paese. Eh sì, direi proprio di sì. Poi, insomma, noi a Roma ci abbiamo veramente questa grande esigenza, no Marco, di avere almeno nell'ambito dei trasporti la possibilità della viabilità di fare uno scatto in avanti, e solo con delle opere pubbliche riusciamo a farla. Certo, poi c'è chi dice che privatizzando l'azienda di trasporto, oppure facendo pagare il raccordo anulare, no, questi erano vecchi cavalli di battaglia della destra che governava il Campidoglio, e non forse risolviamo il problema. Probabilmente no, ecco perché c'è bisogno dell'intervento del pubblico. Senti, una cosa così mi veniva in mente proprio riflettendo su quello che dicevi. Secondo te l'ennesimo colpo, diciamo, di questo tipo non aumenta il partito, tra virgolette, anche in Parlamento, dei liberali che chiedono sempre di più di privatizzare tutto e meno l'intervento, diciamo, dello Stato? E per Roma immagino alle polemiche sempre che tira fuori l'onorevole Lanzillotta. Ma guarda, quello è un partito che, diciamo, sta sempre libero l'anno, la prima occasione sbuca fuori e fa questo tipo di proposte. Però no, diciamo, non è che il privato ci garantisce da questo, ma il tema vero è che non, diciamo, la storia anche recente del paese, non è vero che le privatizzazioni hanno salvaguardato quelle aziende che appunto sono diventate private da episodi di corruzione, di spreco o di mala gestione. Questo non è vero, se abbiamo alcuni esempi che sono eclatanti, pensiamo all'Italia, diciamo, per dire una cosa che tocca le corde dei romani e della provincia di Roma, no? Quindi queste cose sono paragoni che francamente trovano il tempo che trovano rispetto a questo. Il tema che io vedo rispetto alla gestione del pubblico, del bene comune, delle aziende municipali,